Te l'ho detto che ho registrato il video di quando ho detto a mia sorella che ci eravamo lasciati. E lei si è messa a piangere. No, che strano. Io e la non ci siamo lasciati. No. Sì. No, perché? Perché non mi ama più e quindi... Dato che non ci siamo sentiti per un anno e non abbiamo mai trovato occasione di parlare, ho pensato di prendere 24 ore della mia giornata e dedicarle a noi due. Ok. Mi è finito il naso. Dammi il patatina. Che belli questi sedili bianchi, sarebbe proprio un peccato se si sporcassero di caccole. Ma quella la rimane... Sì. Io stanotte ho dormito 4 ore e male. Quanto sesso fai? Sai che ho conosciuto una ragazza? Oh, una cosa bellissima che mi piaceva un sacco fare era guardare i video prima che tu li pubblicassi e trovare tutti gli errori, tipo errori di ortografia. Eri molto felice quando c'erano i tuoi genitori, c'ero anch'io. Ah sì, perché sapevo perché che sapevi... tu piacevi un sacco i miei genitori. Oh. E quindi ti portavo tipo, è arrivata l'Anna e tutti, che bello. Ok. L'amicizia tra due persone che sono state insieme è... qualunque cosa. Là. Noi abbiamo la fortuna di essere rimasti. Quali rapporti? Adesso. Vabbè, poi magari parleremo. Sì. Vabbè. Dai, vai, sentiamo. No, io voglio sentire prima. A me piaceva un sacco e che uscivamo, che non pensavo a nulla e che chiacchieravamo. Il nostro unico pensiero era andare a scuola la mattina, uscire, andare sui colli, andare e fare in sesso. Vabbè, oh. Era la prima volta che c'eravamo. Ci siamo rivisti. E tu eri tutta la così, che ti volevi venirmi a parlare. Allora. Sì, invece. Sì, invece. Ma non è che mi accendo. Che eri stra disagio. Sì, ma perché io non sapevo se tu volessi parlarmi o no. Non ho volevo sbagliato. Parlare. Ma sai cosa non ti ho mai detto che a me non piaceva di te? Ti incazzi per trozzate minuscole. Filippo! Sì, è vero. E di me? Cosa? C'era qualcosa che ti dava fastidio. Non erano cose che mi davano fastidio. Erano cose che mi facevano stare malino. Avevamo un appuntamento alle... No, vabbè, tu ti presentavi alle 11. Pure... Quello ancora adesso? Sì, ma cazzo, oggi dovevi passare alle 3:30. Mi hai detto, mi raccomando, perché poi dobbiamo arrivare a Cortina, che c'è ancora la luce. 16:45. Vabbè, tu devi metterti nei panni degli altri. Ma cioè... io mi metto nei panni degli altri. È proprio una patologia. Ecco, un'altra cosa. Quello che dovresti fare oggi, tu tanto sai che puoi farlo domani, quindi lo fai domani. Però lo fai tutti i giorni. Vabbè, però hai bisogno di qualcuno che ti controlli. Vabbè, perché stiamo andando così piano. Ci stiamo vedendo il viaggio. Sì, ma abbiamo 4 ore. Dar de tramo más adelante. L'ho visto in spagnolo. Ma... ogni volta che c'è un bello sparra, dar de tramo más adelante. Perché mi distruggi le mie lenti? Perché è tutta floscia. Zona de radar de tramo. Non ho capito se mi fai guidare o no la Tesla. No. Perché tu... Io sì, dai, se la faccio guidare. Adesso, 3, 2, 1. Dai, basta, te ne ho regalato. Non me l'hai regalato. Tu me lo stai per regalare e poi te lo sei tenuto. Che peccato, volevo proprio dartelo. Anche io volevo darti il regalo che abbiamo preso. Sì, ma avevamo un appuntamento io e te. Non è vero. L'hai paccato. Sì, che avevamo un appuntamento. È che tu sei sempre in ritardo e non mi dici le cose. E tu non sei venuta. Perché tu non mi rispondevi? Ma non è vero. Dai, ti voglio bene lo stesso, anche se sei un pezzo di merda. Senti, no. Questa sera Klaus ci ha invitato a una festa privata. Ci ha messo già in lista. Che figo. Ma Klaus, Santa Klaus. Dai, cretino. Voglio dormire. Guardalo. Hai visto che macchina? Sì. Cioè, che figo. Ov'è che ha il notch come l'iPhone? Sì. Bom, 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 bom. No, perché è elettrica? Ma lo sapevo. C'è scritto ovunque. Posso stare io davanti? Sì. Ola. Sei contenta? Sì. Top. È bellissimo. Vero che è strabello. Grazie mille. Che stai facendo? Questo flash in falso. Raga, ci sono i dolci. Ma che carini che ci hanno dato. Io i dolcetti. Preso, però. Ma è tutto buio in sta casa. Ma sei pronta? Ci no, non so cosa aspettarmi. Sì. Sì.
Ma lì gira i video col telefono. Ti ho detto, mi è più per fallito. Lui è Nicola e guida. Sorridono. No, 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 tutti che sorridevano. Sono tutti che sorridono. Che è? Non c'è lì. Che è sto fischio? Che è? Più, più, più. Sai, si potrebbe fare un giorno andare in pista con l'auto, dici? No, piedi. Andiamo a correre. Ma che c***o si apre? Ma che c***o? Anna, hai qualche sindrome strana? Ma adesso ti lascio qua dentro. Questa non è sentito, questo sì, no. Stai attento perché è bagnato. Bene. Yeah! La lanciamo questa. No. Mi raccomando, ti ha detto anche lui. Figurati se lanciamo tutte e due le auto in una curva in montagna. Ti aspettavi la Ferrari? Non lo so. Quando l'ho sentito ho pensato fosse un R8. Se le auto vanno in automatico, le moto vanno in automatico. Madonna, se piove. Piano. Mamma, che comoda sta macchina, la figata. Guarda lì. Sì, sì. Minchia, se va. Ma secondo me ha tolto i controlli. Ah, ecco perché dà un botto. Porca. Senti loro che palle della panna. Che mito. Chissà qui davanti che cosa pensano. Telefono fuori. Vuoi che aspettiamo gli altri? Ma che... così almeno non mi dice su se faccio le curve. Ma oddio. Com'è andata? Benissimo, mi sono divertito un sacco. L'hai fatto tipo un po' di traverso. Wow, che bello! Le mucche! Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Un pudino al latte con le macchie, super goloso, super cremoso. Poi non è chiaro.